Rinomato per essere un punto di ritrovo per bambini, recentemente il Persicano di Prato Lapelini è diventato un centro di aggregazione per anziani che trascorrono le giornate ritrovando la forza dello stare insieme. Fautore della curiosa iniziativa è il proprietario del chiostro Maurizio Spinetta. Vengono qui ogni giorno una decina di anziani con le loro badanti. Io metto a disposizione pizzette e bevande e un po' di musica. Con la semplicità loro passano il tempo. In effetti, l'idea di Spinetta, a giudicare dal riscontro che ha ottenuto in pochi giorni, si è rivelata essere un rimedio efficace per annientare e combattere la solitudine. Sì, questo è un centro, è un chiosco bar che è nato 2 o 3 anni fa, grazie anche con l'aiuto dell'amministrazione comunale di Prato Lapelini. Avevo realizzato io e mia moglie Agnese questo centro, mi avvallo delle aiutanti, delle ragazze, Narcisa, una ragazza si chiama Narcisa, poi c'ho Letizia, c'ho Antonella, c'ho Maria Paola, sono tutte ragazze bravissime, bellissime, educate. E che mi danno una mano a coordinare questo parco qui. Ieri sera intanto ai piedi della Madonna del Sorriso, che proprio Spinetta collocò nel cuore del chiostro il 4 novembre scorso, è stata celebrata una santa messa all'aperto dal parroco padre Renato Frappi, che ha unito gran parte della città. Siamo dei fans di Maurizio perché comunque nel nostro quartiere è riuscito a portare un po' più di allegria e di divertimento, soprattutto per le persone anziane. Siamo contenti di avere in questa zona, che tra l'altro è l'emblema del sorriso perché ci sono i giardinetti pubblici ed è pieno di bambini, però è anche un luogo che avvicina al cimitero, quindi è proprio il segno della vita che contiene in sé la gioia della giovinezza, tutte le avversità, se ci sono, tutte le vicissitudini della vita che vanno accettate. E allora cristianamente abbiamo pensato di dotarci di questa Madonnina come segno della nostra vicinanza al Signore e siamo contenti di ogni tanto di raccogliere tante persone nel nome del Signore, nel nome di Maria. Come si sta qui in questo luogo? Bene, bene, tutto a posto. Sorridere alla vita oggi è assai faticoso, ha spiegato padre Renato. Questa sera abbiamo voluto proprio sforzarci di sorridere con l'aiuto di Dio e della Madonna. Ho approfittato di questa occasione per recuperare un po' la dimensione del sorriso, che non è soltanto, come ho detto poco fa, così un atteggiamento esteriore, ma è nel suo profondo significato. Il fatto che Dio è con noi, quindi noi non possiamo che non essere lieti nel Signore. Quello del 15 luglio diventerà d'ora in poi un appuntamento fisso per Prato, l'ha aggiunto Spinetta. Ogni anno celebreremo la messa in onore della Madonna del Sorriso perché possa accompagnarci. Al termine della celebrazione è seguito un momento di festa nel corso del quale Spinetta ha ringraziato tutti i presenti. Io vorrei ringraziare tutti gli amici che hanno collaborato nella realizzazione dell'altare e di tutta la struttura. Principalmente al signor Tonino Valerio Rossi, poi il signor Francesco Borrelli, Luciano Borgiani e tutti gli altri amici che non voglio nominare perché posso dimenticare gli altri. E questa serata è stata dedicata principalmente alla signorina Daniela De Santis.